per celebrare il 25 aprile. Spero che il corteo sia stato gradito e concludiamo, come di consueto ogni anno, salvo l'anno della pandemia, con i discorsi del sindaco, del presidente della sezione di Casalmaggiore dell'Ampi Giancarlo Roseghini e di uno studente del liceo Romani che poi si presenterà. Quindi buongiorno a tutta la cittadinanza, un saluto e un ringraziamento a tutte le autorità civili e militari presenti, alle associazioni combattentistiche, alle organizzazioni sociali e di volontariato, alla banda studentina che ha allietato il corteo che abbiamo appena concluso. Approfitto per dedicare un pensiero a due amici che ci hanno lasciato da poco, Claudio Quaroni con la banda studentina, presidente e musicista e da tutti voi amato e conosciuto, e Luigi Taffurelli, e non c'è più, un alpino che è andato avanti e che per tanti anni è venuto in questo corteo. Sono stati due anni pesanti per tutti. Finalmente siamo riusciti a condurre una cerimonia normale. Siamo tornati a transitare per la Fondazione Busi, facendo una sosta dai nostri anziani per qualche sonata che li commuove, ma li rianima. Anche stavolta dobbiamo ricordare qualcuno che non c'è più, ed è significativo, perché è scomparso l'ultimo nostro partigiano, l'unico che i 25 aprile fino al 2021 se li era vissuti tutti, Aurelio Magni. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, conoscerlo, condividere questo palco l'anno scorso. È stata un'emozione vera, ci ha lasciato la scorsa estate, poche settimane prima di compiere i 100 anni, ma sicuramente il suo spirito è qui presente. Grazie per quanto hai fatto per noi, Aurelio. Grazie. 77 anni fa lui era qui in questa piazza a festeggiare e oggi dobbiamo celebrare quel momento di festa, la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dall'invasione nazista e dal fascismo, un giorno in cui ha trionfato la democrazia, in cui finalmente è arrivata la pace, la libertà, la Repubblica, poi ormai era alle porte, grazie poi al referendum del 2 giugno del 46. Questi concetti, democrazia, libertà, pace, sono concetti che oggigiorno nel nostro paese riteniamo scontati, tant'è che a settembre, quando consegno la Costituzione ai neodiciottenni, non mi stanco mai di ripeterlo. Ragazzi, questi concetti non sono scontati e forse adesso lo hanno recepito. Siamo tutti infatti sconvolti da quanto sta accadendo in Ucraina, nel nostro continente, alle porte dell'Unione Europea. Abbiamo una guerra molto vicina che sta sconvolgendo famiglie, sta uccidendo vite umane. Ci fa male, vogliamo dare una mano, fare qualcosa, prendere posizione in questa guerra di aggressione. Ma è giusto ricordare che tante guerre sono in corso nel mondo, semi dimenticate. Nigeria, Somalia, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Sudan, Afghanistan, Iraq, in Siria, Birmania, in Yemen, dove qualcuno se n'è accorto perché hanno scagliato un missile a 80 km da dove si svolgeva il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita, altrimenti nessuno l'avrebbe saputo e sicuramente nessuno in corso altre. Tanti sono i territori contesi, conflitti storici mai risolti, Israele con il popolo palestinese, l'isola di Cipro, il Sahara occidentale, il Nagorno-Karabakh tra azeri e armeni, l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia, tra Georgia e Russia, la Transnistria, tra Moldavia e Russia, e dal 2014, oggi tutti lo sappiamo, il Donbass e la Crimea, tra Ucraina e Russia. Questo conflitto si trascina da 8 anni. Mai si è voluto intervenire in modo risolutivo e ha avuto una gravissima escalation da febbraio, con ampie ricadute sul mondo intero, ricadute economiche, profughi che fuggono nei vari paesi europei, morte, distruzione, rapporti che saranno incrinati per generazioni. E la frase di Beppe Fenoglio sul nostro manifesto è significativa.
tieni conto di cosa ho fatto per amore e usami indulgenza per cosa ho fatto per forza. Perché avere il nemico in casa porta inevitabilmente a doversi difendere con la forza per la propria libertà. In Italia questa cosa la si è provata circa 80 anni fa, eppure 105 anni fa. Non è così lontano nel tempo. Lo sviluppo economico, industriale e digitale ci ha portato un benessere inimmaginabile a quei tempi e che oggi così ci fa sentire agiati, sicuri, appagati. E siamo portati a non credere possibile queste cose. Quante volte si sente, com'è possibile che nel 2022? In realtà è possibile, perché gli assolutismi nel mondo sono molti. Chi ragiona con la forza è più di chi ragiona con la diplomazia. Le democrazie nel mondo non sono così sviluppate, anzi, possiamo dire, sono un'eccezione. Ed ecco che, ancora una volta, il messaggio del 25 aprile torna prepotentemente alla ribalta. Il nostro sistema di valori, regole, convivenza civile è stato costruito proprio da quelle persone di cui oggi ricordiamo il sacrificio per portare a noi pace, libertà, democrazia. Non dimentichiamolo e non dimentichiamoli.